Sì, certamente lo Scalea è la squadra del campionato d'eccellenza in questo momento. Oggi l'unico neo è che ha subito il primo gol del campionato, però ha portato a casa un'altra vittoria. Quattro vittorie su quattro giocate, due fuori casa e due in casa. È una squadra che insomma dice tutta la sua ormai in questo campionato e allunga anche sulle dirette concorrenti. Resta solo il San Biase più vicino che oggi si è ripreso e ha vinto questa importante partita contro il Castrovillari a cui ha dato la prima amarezza stagionale perdendo con la prima sconfitta, come lo resto anche lo stesso Brancaleone. Oggi i gol, direi che poi si sono confermate le altre squadre di testa come Gallico Catona e la Cittanovese, fermato il Sersale proprio alla fine sul derby ravvicinato con il Cutro e ottima anche la prestazione del Roggiano che si fa sotto la classifica, direi, primo punti per anche la Paolana che esce fuori da questo meno e si riporta su. Purtroppo Taurianovese e Montalto continuano a subire molti gol, 12 una, 11 l'altra. E quindi un campionato un po' partito male per queste due squadre che sono in fondo alla classifica, però una classifica che se, eccetto lo Scalea che è su con questi 12 punti, tra Sambiase e la zona play-out, il Cutro e l'Acri, diciamo, la Reggio Mediterranea, ci sono appena 5 punti, la classifica corta in quest'altro spezzone. Direi che i gol oggi sono stati 26, quindi il record stagionale almeno per il momento, dopo 18, 17 e 23, che ci portano un totale di gol di 84, proprio gli stessi dell'anno scorso, erano proprio 84. Le totali vinte, quindi siamo arrivati a 24 contro i 25 l'anno scorso e i pari sono 8 contro 7, direi un campionato, come stavamo dicendo, uguale quasi allo stesso dell'anno scorso. Sui punti, su ben 96 punti potenziali, ne sono stati già conquistati 80, tra cui 72 per la vittoria e 8 per i pareggi. Direi che nei numeri della classifica che ho davanti, spicca oltre allo Scalea che ha 5 gol fatti e solo un gol subito, quello di oggi. La migliore difesa è quella di Isola Capo Rizzuto che ne ha fatti 13 gol, ma ricordiamo che in una sola partita ne ha fatti 8. Poi c'è anche la Cittanovese che ha 11 gol. Sotto, come dicevamo, le peggiori difese sono quella della Taurianovese e Montalto con 12 e 11. Ancora non conosco l'appunto vittorie, proprio solamente la Taurianovese e il Montalto. Restano imbattute soltanto Scalea, Isola, Gallico Catona e Cittanovese. Questo è i numeri dell'eccellenza dalla quarta giornata. E la media gol chiaramente è uguale a quella dell'anno scorso. In classifica dei capocannonieri, non so quanti gol ha fatto Ciccio Carboni in questa Due. Il Cittanovese, quindi mi pare che sia forse il capocannoniere. Sì. Poi avanzano Caturano, anche Piccirillo, e poi bisognerebbe vedere i gol dell'Isola Capo Rizzuto. Mi pare che Scuteri non abbia segnato, No, però oggi non ha insomma, segnato Covelli. in Sì. testa possiamo dire che c'è questo Ciccio Carbone della Cittanovese.